Sono passate da poco le 12:10 di sabato 3 agosto 2024 ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. Il cielo sull'Adriatico è sempre più scuro e minaccia di piovere. Chi è al mare inizia ad abbandonare la spiaggia e tra loro c'è anche Pamela Di Lorenzo insieme ad un'amica. Sono su un tratto di spiaggia libera tra due stabilimenti, il piccolo chalet e il Caraibi. In quest'ultimo ci sono anche il marito di Pamela e il figlio Lorenzo di 10 anni. All'improvviso un fulmine si abbatte su quel tratto di spiaggia e colpisce Pamela, l'amica e una turista. Ad avere la peggio è la mamma, 42enne. Si accascia a terra con un arresto cardiocircolatorio, mentre le altre due restano coscienti e lamentano forti dolori agli arti inferiori. Il boato provocato dallo schianto del fulmine è spaventoso. Si cerca di soccorrere le tre donne, si cerca un defibrillatore, ma quello che solitamente si trova sul lungomare ad Alba, lì vicino, è stato tolto per dei lavori. Un turista che si trova in un altro lido con un'esperienza sanitaria alle spalle pratica un lunghissimo massaggio cardiaco su Pamela, fino a quando spunta un defibrillatore, ma nel frattempo arriva l'ambulanza del 118 che prende in carico la donna. La situazione appare fin da subito disperata. In un estremo gesto di amore e generosità, i familiari acconsentono allo spianto degli organi: cuore, fegato, polmoni, corna, reni. Pamela Di Lorenzo salva così sette pazienti in tutta Italia, da Napoli a Torino, dall'Aquila a Roma. Il giorno dei funerali di Pamela è lutto cittadino ad Alba Adriatica. Tra le mani, per sempre, una rosa rossa con la dedica del figlio. I familiari di Pamela Di Lorenzo presentano subito un esposto per fare luce sui ritardi dei soccorsi e l'assenza del defibrillatore. La Procura di Teramo ha aperto un'inchiesta.